L'annuncio nel fine settimana a Tramazza nel corso del primo incontro con la squadra dei 5 Stelle al gran completo. C'era anche Desiree Manca, la pentastellata sassarese che con oltre 8.000 voti ha stravinto la gara delle preferenze il 25 febbraio. Per lei un abbraccio consolatorio della governatrice. Desiree coltivava due grandi sogni, la presidenza dell'assemblea consiliare che invece il Partito Democratico ha voluto per Piero Comandini ed in alternativa la delega della sanità, che molto probabilmente sarà assegnata ad un tecnico scelto dalla stessa Todde. Parliamo del 54enne manager maddalenino Antonio Davide Berretta, docente universitario, già direttore generale della Regione Toscana e dell'azienda ospedaliera universitaria di Siena, che sarebbe preferito ai candidati espressi dal Partito Democratico e nell'ordine Gianfranco Galao, medico ed ex presidente dell'Assemblea Consiliare, Giovanni Maria Solo, già commissario straordinario dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, e l'ex direttore generale dell'assessorato regionale della sanità Mario Secchi. Vediamo adesso le altre deleghe e le loro possibili assegnazioni. Per la programmazione e il bilancio è sicuro Giuseppe Meloni, che sarebbe anche vicepresidente dell'esecutivo Todde. Per gli affari generali e il personale è accreditatissima l'avvocata Anna Maria Busia. Per l'assessorato dell'urbanistica spicca il nome dell'ingegnere Luca Caschili, già assessore a Carbonia con quelle competenze. Per il turismo è in pole position l'ex sindaco di Castelsardo Franco Cucureddu. Per la cultura è volata tra il docente universitario Francisco Sedda e l'ex rettore di Cagliari Maria Del Zompo. All'ambiente andrà molto probabilmente Cesare Moriconi. Rimangono coperte 5 deleghe importanti e riguardano lavoro, trasporti, lavori pubblici, industria e agricoltura. Sono in corsa per un assessorato Camilla Soru, in quota Dem, il progressista Francesco Agus e la sindaca di Elmas Maria Laura Orru, alleanza Verdi e Sinistra.